Mi presento, sono Rosalba Caruso e sono la responsabile dei servizi culturali per la valorizzazione culturale e turistica del Cimitero Monumentale del Verano. Ama Cimiteri Capitolini e Roma Capitale, vi ringrazio innanzitutto per la vostra partecipazione così partecipata, è il caso di dire, a questo evento speciale che chiude il nostro programma di iniziative culturali della primavera 2023 in occasione della settimana dei cimiteri storici europei organizzata da ASCE, che sarebbe l'Associazione Europea dei Cimiteri Monumentali. Nel ringraziarvi passo poi la parola al conduttore di questo percorso che vi apprestate a svolgere, che è Cettina Mangano. Vi presento i due ospiti di eccezione. L'ospite di eccezione è il pronipote Francesco Rosel Franz, dell'artista di cui parleremo lungo il percorso, nonché studioso e realizzatore e curatore di volumi del filmato che vedremo in Sala Mater Admirabilis, nonché di altre cose di cui poi magari potrà accennare lui, il premio Rosel Franz, perché diciamo che è un filone quello dell'omaggio di cui oggi siamo partecipi a Ettore Rosel Franz, che riguarda la sua vita personale in quanto componente della famiglia, ma anche la sua vita culturale nonché professionale, proprio per portare avanti la conoscenza di questo illustre artista. Alla mia destra invece vedete Elio Crifò, che è l'attore drammaturgo che ringraziamo ovviamente e che ci farà ascoltare una bellissima lettura recitata in corso d'opera, poi appunto avremo modo di parlarne. Eccoci qua, allora ben trovati tutti, buongiorno a tutti, sono Cettina Mangano, mi ripresento. Dunque oggi abbiamo questo percorso molto particolare, quindi ovviamente il nostro percorso si dispiega verso ovviamente le tombe, quindi andiamo un po' in giro in questa parte centrale, nel cuore del cimitero storico chiaramente del Verano, e abbiamo come protagonista Ettore Rosel Franz naturalmente, ma anche tutti coloro che sono stati in qualche modo amici, che hanno avuto dei contatti con lui e che soprattutto costituivano la cultura preponderante della Roma dal 1870, presso a poco, diciamo, quindi al primo risveglio urbanistico di una Roma capitale, ancora diciamo così nel suo tentativo di sprovincializzarsi e diventare e soprattutto assumere questo ruolo così difficile di capitale d'Italia, fino naturalmente all'avvento di una trasformazione molto ampia di un'Italia giolittiana di largo respiro, fino al grande Ernesto Nathan, nuovo sindaco del comune di Roma, e tutti i personaggi che chiaramente hanno sfiorato la vita di Ettore Rosel Franz e che hanno costituito in qualche modo l'aspetto peculiare, principale, culturale e politico della Roma di questi anni. Allora, intanto ci avviamo da questo lato e andiamo già verso il primo personaggio. Qual è la Roma di Ettore Rosel Franz e soprattutto di questi grandi personaggi? È questo che oggi noi vogliamo un po' svelare, un po' di parlarne, anche perché è la Roma particolarissima in cui Ettore Rosel Franz, originario dal cognome stesso, appunto come potete immaginare, dalla Boemia, il cui cognome origine dalla famiglia della Boemia, che poi comunque da Praga e l'ultima traccia di famiglia si trasferisce verso Roma, verso la seconda metà del 1700 per rimanervi. Ettore Rosel Franz nasce nell'11 maggio del 1845, si trovava nella grande avvio di grande risveglio bancario, la grande banca Rosel Franz e la grande ospitalità che veniva data ad artisti, studiosi stranieri nell'hotel Alemagne, che appunto si trovava a Via dei Condotti, per l'appunto Via dei Condotti, proprio a cavallo con Piazza di Spagna, quasi la zona diciamo così finale, dove aveva ospitato nel passato anche gloriosi personaggi come Goethe, Winckelmann, Wagner, tra gli ultimi anche Luciano Bonaparte, quindi tantissimi e tantissimi personaggi. Rosel Franz è un grande artista, rifiuta nei primi anni quasi diciamo così la sua attività quasi da intraprendente, chiaramente a cui lo potevano anche aver formato i familiari di banchiere, invece vuole chiaramente frequentare l'Accademia di San Luca.
in questo determinato momento, visto che studia dai frati della Trinità dei Monti per poi chiaramente frequentare lì vicino l'Accademia di San Luca, ai corsi chiaramente di pittura ma soprattutto anche di architettura, è lì che incomincia la svolta importante di Ettore Rese de France, perché conosce dei personaggi molto influenti e che soprattutto tracceranno profondamente la sua cultura, la sua formazione, e che saranno di grande importanza per lui nella sua formazione culturale. Innanzitutto il grande incontro con Joseph Severn, che già aveva precedentemente conosciuto e che soprattutto in questo momento gli sarebbe stato di grande utilità per la formazione soprattutto pittorica, ma è compagno anche di Ettore Ferrari. Ettore Ferrari si conoscono all'Accademia di San Luca, frequentano gli stessi corsi, sarebbe stato il suo più grande, importante amico, e insieme infatti frequenteranno, poi avranno, condividendo anche gli stessi ideali politici, saranno iscritti e faranno grande parte della massoneria, che come sapete ha orientato le scelte, le motivazioni culturali, soprattutto nei momenti anche di formazione del Risorgimento italiano, ma non solo, anche molto più tardi, tantissime scelte politiche di profonda trasformazioni sociali di quel momento furono proprio volute e in qualche modo orchestrate, soprattutto con l'avvento di Ettore Ferrari, poi a gran maestro della massoneria, ed Ernesto Nathan, a svolte importantissime proprio per l'Italia e per Roma, in particolar modo in questi anni. Rese de France comincia quindi, diciamo, il suo primo acquerello dovrebbe essere datato del 1863. Joseph Severn, presso il quale lavorò come console inglese, si trovava al consolato inglese per l'appunto, dove egli lavorò per pochissimi anni, perché poi subito dopo se ne distacca perché la sua vocazione è quella pittorica, è quella di acquarellista. Avrebbe fondato infatti nel 1875, insieme a molti altri suoi grandi amici di questo momento, la Società degli Acquarellisti di Roma. Questa importante svolta sarebbe stata proprio perché Joseph Severn gli fa conoscere non soltanto la tecnica dell'acquerello, la grande importante svolta culturale che l'Inghilterra aveva dato in questi anni, sia socialmente, politicamente, che anche come svolta all'Accademia e alla carriera artistica, al dibattito culturale di questi anni, con il grande testo che John Ruskin scriveva in quegli anni, che erano Le pietre di Venezia. Con questa grande opera che Ruskin, che poi è stato fra gli intellettuali dell'epoca più importanti, visto che comunque aveva anche lui affascinato dalla campagna inglese, anche lui con l'acquerello, e soprattutto anche dopo essere stato a Venezia nel momento delle grandi trasformazioni, per non perdere quel momento, quel dato storico in cui Venezia si stava per trasformare, riuscì a immortalarla nei suoi acquerelli. Questo fu un dato importantissimo, perché Rese de France capisce che il dato documentario in quel momento nella vita è molto importante, documentare una città che sta per sparire, e quello che infatti sarebbe toccato di lì a poco naturalmente a Roma. Roma è nel momento delle grandi trasformazioni edilizie, nel 1870 infatti Roma si stava per trasformare, quindi diventa capitale d'Italia, le grandi trasformazioni edilizie, si stavano facendo i grandi sventramenti sul Colle Esquilino, il Viminale, l'apertura con il Demerod della grande via nazionale, la propaggine di Salvatore Bianchi avrebbe trasformato completamente la parte, diciamo così, delle Termini Diocleziane fino all'inaugurazione, diciamo, della stazione Termini. E da tutti questi sventramenti, piano piano, il dato documentario era molto importante, fermare ed essere anche un po' affezionati a quella Roma che si stava trasformando. Infine la Roma umbertina era di eredità a tutte queste profonde trasformazioni edilizie, e quando Roma diventa capitale d'Italia da 270.000 abitanti circa, si arriva a un boom chiaramente di crescita, di trasformazione anche massiccia, con un'esplosione demografica molto importante per la trasformazione della città, si arriva quasi a 2 milioni di abitanti. Quindi queste grandi trasformazioni avrebbero portato di lì a poco a tutta una mutazione profonda. Noi qua siamo vicini alla tomba di Alessandro Castellani, che vediamo da vicino, ha una forma grossa ara romana, e dalla forma stessa si denuncia in qualche modo, anche si può vedere, si può notare la forma stessa molto particolare, si rifà, e anche la struttura, anche soprattutto il materiale di cui è costituita,
quindi è peperino romano, che accanto al travertino sono le due pietre per eccellenza locali. La differenza la noterete subito guardando tutti gli altri monumenti funebri del braccio del quadriportico: sono tutti in marmo, sono tutti appartenenti, diciamo, ai grandi scultori dell'Accademia della seconda metà dell'Ottocento, uno stile accademico, uno stile molto, diciamo, tra il romanticismo e il primo risveglio, diciamo, del realismo, ma molto in tema nostalgico, tipico del linguaggio accademico. Questa invece appartiene al grande Ettore Ferrari, che per l'amico Alessandro Castellani, entrambi grandi amici di, abbiamo detto, Ettore Ressler Franzi, in questa grande trasformazione storico in questo momento partecipano tanto. Alessandro Castellani infatti, a grande tra l'altro anche lui esponente della massoneria, è subito pronto a combattere un repubblicano e un mazziniano della prima ora. Nel 1849 si sta preparando questo momento molto forte. Il 48 era l'anno della primavera dei popoli, tutti i popoli si risvegliavano ovunque, naturalmente in Europa, e in particolar modo a Roma il Papa Pio IX, l'ultimo Papa Re della storia, fuggiva nella notte del 24 novembre del 1848 vestito da prete per non farsi riconoscere, per ovviamente di fronte a questa sorta di imperversare nuovamente di questi grandi principi rivoluzionari. Lui combatté, è un combattente, un mazziniano convinto, nato e cresciuto ai principi egualitari, democratici, repubblicani di Giuseppe Mazzini, a cui crescerà anche Ettore Ressler Franzi e soprattutto Ettore Ferrari e quindi il grande poi Ernesto Nathan. Viene arrestato già una prima volta nel 49, sostiene la Repubblica, il famoso triumvirato Mazzini, Armellini e Saffi, e quindi viene arrestato una prima volta, per poi essere arrestato una seconda volta verso il 1860, quando naturalmente ormai quasi l'Italia si stava preparando ad apprestarsi, ma ancora c'era la grande questione romana aperta, e quindi naturalmente con i grandi moti del 67 poi avverranno tante trasformazioni. Apparteneva a questa dinastia di orafi che risaliva a Pio Fortunato Castellani, che era poi il padre, e negli anni della fine del 1794 in poi, data di nascita, diciamo, di Pio Fortunato Castellani, l'archeologia assumeva delle connotazioni molto più scientifiche rispetto a quello che aveva avuto fino a quel momento come studi, rievocazioni nostalgiche del passato, ma c'era lo studio sistematico delle necropoli comunque etrusche, e quindi anche il rifacimento con la stessa tecnica di filigrana e granulazione del come orefice, quindi degli stessi meccanismi di riproduzione dei monili etruschi, con l'aiuto dell'archeologo Michelangelo Caetani, di cui erano comunque grandissimi amici. Questo comportò una massiccia opera come orafi, ceramisti e quindi come artisti in prima battuta, e in seconda battuta naturalmente anche come grandi collezionisti. Suo fratello infatti sarà uno dei più grandi collezionisti, Augusto Castellani, il quale sarà proprio l'autore e l'artefice di quel primo nucleo costituente di arte etrusca, che verrà ceduto con l'acquisto chiaramente molto importante di questi anni alla Villa Giulia, che è il museo di arte etrusca che naturalmente tutti oggi conosciamo. Come potete vedere, in merito a tutto ciò che era il momento e questo credo politico molto forte mazziniano, repubblicano, cresciuto a questi grandi ideali, l'anno di computazione di morte è 2603, come potete vedere, quindi si ritiene non l'anno di fondazione, dall'anno di fondazione di Roma, dal 753 avanti Cristo, invece che naturalmente seguendo il calendario giuliano, che era quello chiaramente clericale. Era molto forte in quegli anni la battaglia della massoneria anche nell'ambito chiaramente anticlericale per i principi e come figli naturalmente del libero pensiero. Spostiamo verso la zona del Pincetto, intanto attraversiamo questa zona antica del Verano, che vi ricordo fu costruita, voluta da Pio IX, quindi l'ultimo pontefice Giovanni Maria Mastai Ferretti, che proprio quando nel momento clou delle grandi trasformazioni e soprattutto quando, rientrando a Roma dopo tutto il periodo in cui si era rifugiato chiaramente presso i Borboni e quindi dopo la fuga a Gaeta, compiva tutta una serie di trasformazioni e di grandi cambiamenti proprio in tema chiaramente cristiano. In uno dei suoi progetti più importanti, e comunque l'ultimo eseguito, sarebbe è stato proprio questo, il cimitero monumentale del Verano, che subito veniva ceduta alla custodia e quindi anche la gestione amministrativa, economica e quant'altro proprio al Comune di Roma. Quindi il Comune di Roma è sempre stato gestore, anche se viene chiamato cimitero cattolico, in realtà vi sono tantissime concessioni gratuite date proprio ai nostri patrioti, ai grandi personaggi del Risorgimento, ai nostri liberali, ai nostri repubblicani, ai nostri mazziniani, anche a Monti e Tognetti, che sono appunto le ultime eseguzioni
promozione dello Stato Pontificio del 1868. Qui al quadriportico, dove tra varie naturalmente tombe sempre che risentono di questo linguaggio molto romantico, tipico del classicismo accademico della seconda metà dell'Ottocento, riconosciamo un personaggio che in qualche modo solo di sfuggita volevo farvi notare, conoscere, sempre nella Roma di Ettore Resle Franz, che sarebbe stato grande amico sia del nostro pittore acquarellista protagonista oggi che anche di Ettore Ferrari, suo grande amico. È Niccolò Violi, anche lui massone, anche qui noterete il metodo di computazione M massoneria, muore nel 1929 e qui a 2600 rotta, naturalmente, perché si riporta sempre la data dalla fondazione di Roma in poi, quindi dal 753 a.C. secondo il calendario antico. Questo busto è tutto in bronzo, è stato eseguito da Ettore Ferrari. In realtà gli era molto devoto, questo è un personaggio di spicco nella cultura del tempo, imprenditore edile, ma anche si occupava con una grande ditta di trasporti di sculture, di statue, di monumenti che venivano eretti nella Roma del tempo, anche piuttosto scomodi, tra virgolette. Siamo negli anni in cui, chiaramente, malgrado si fosse ottenuta l'unità d'Italia nel 1861, c'era aperta la questione romana fino alla breccia di Porta Pia, quindi fino al 1870, e anche subito dopo l'ambiente comunque clericale era molto 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 forte. Tantissime sculture di opere, quindi diciamo di grande realismo, di grande verismo, venivano proprio in qualche modo erette con grande difficoltà. C'erano tantissime anche problematiche. L'uomo che spiccava invece per potere ostacolare, diciamo così, il potere dominante, ancora comunque fortemente stratificato nella società dell'epoca, veniva premiato con Ettore Ferrari, che lo ricorda con questo busto severo, i baffi, il ritratto tipico, diciamo così, dell'uomo dell'Ottocento, e comunque anche lui seguace, quindi adetto alla massoneria. Il comune denominatore poi per la formazione, diciamo, è anche il credo politico di tutti questi uomini, e anche in particolar modo dell'uomo di cui adesso stiamo per parlare, Ettore Ferrari, era il credo mazziniano. Credere in questi valori di eguaglianza, di libertà, in un paese ancora molto retrogrado, molto conservatore, molto soprattutto tacciato di stampo clericale, con grandissime difficoltà. L'analfabetismo in questi anni era molto molto diffuso, c'era un altissimo tasso anche di mortalità infantile, c'erano tantissime problematiche, e chiaramente quello a cui chiamava, invocando Mazzini con i suoi ideali chiaramente repubblicani, era la campagna per l'istruzione, il binomio Dio e il popolo, ma soprattutto lottare per la libertà. La libertà era tanto desiderata nella primavera dei popoli, ma è quello a cui spiegava appunto Mazzini, era una sorta di formazione, soltanto attraverso la consapevolezza di un percorso politico, attraverso l'istruzione, combattere l'analfabetismo, si acquisiva consapevolezza, e quindi chiaramente quella componente fondamentale perché tutti i popoli si unissero e combattessero contro il dominio straniero. L'arte spesso in questi anni invece si rifugiava, l'arte era vista come un rifiuto dalle problematiche sociali, un rifiuto nei confronti della storia. Appena era anche la decapitazione, c'era la repressione austriaca che era molto forte. Stiamo facendo appunto un passo indietro, stiamo appunto vedendo che a Roma stessa la decapitazione, anche un po' l'esecuzione capitale, fino al 1868 era applicata, quindi chiaramente tutte queste problematiche comportavano da parte degli artisti il rifiuto di volere esprimere vivamente il loro anelito alla libertà. Questo busto che vedete non somiglia affatto, diciamo così, al linguaggio realistico, quindi molto di grande verismo di Ettore Ferrari, è del padre Filippo, che è appunto anche lui scultore mazziniano, grande amico di Giuseppe Mazzini, partecipa alla Repubblica Mazziniana, quindi è un repubblicano della prima ora. Filippo, il padre per l'appunto di Ettore, anche lui scultore, iscritto all'Accademia di San Luca, ben presto in qualche modo educa già i figli alla grande
al grande Repubblica, quindi a questi ideali democratici, repubblicani, quindi egualitari. E lo stesso Ettore, che studia ben presto all'Accademia di San Luca, anche lui, e che anzi con il premio Abbacini viene premiato in un primo grande bozzetto. All'epoca l'Accademia di San Luca dettava i canoni di riferimento culturale, non si poteva, diciamo, se no diversamente lavorare nei, chiaramente nelle committenze pubbliche più importanti. Eppure Ettore già ben presto sente proprio questo richiamo da fuori del grande Mazzini. Già il padre aveva combattuto durante la Repubblica per il triumvirato di Mazzini, Armillini e Saffi, ma soprattutto esule a Londra Mazzini dal 41 in poi, presso casa di Sarina Levi, Nathan, e quindi la famiglia Nathan. Quindi chiaramente i suoi scritti politici più importanti di questi anni stanno educando, incitando gli artisti a non cercare un'arte come rifugio dalla realtà, ma di creare un'arte sociale. In questi anni nasce chiaramente il grande verismo e il realismo di stampo ottocentesco. Siamo negli anni anche un po' di Capuana, di Verga, quindi diciamo il realismo è molto sentito. Ettore Ferrari, quindi, in mezzo a tantissimi progetti importanti, realizza anche il grande, dibattuto e anche con molta, diciamo, fatica sostenuto questo progetto per l'erezione della statua di Giordano Bruno. Il grande filosofo nolano, che il 17 febbraio del 1600, veniva condannato a rogo proprio a piazza Campo dei Fiori, che non a caso è l'unica piazza romana che non ha neanche una chiesa, quindi è rimasto comunque il luogo simbolico nella cultura, diciamo così, della massoneria, nella cultura comunque dei principi anche un po' ovviamente anticlericali, democratici, repubblicani per eccellenza. Il percorso sarà molto molto lungo, ad un primo progetto già del 49 che non andrà assolutamente in porto, perché ancora era il regno comunque di Pio IX, verrà abbattuto subito dopo col rientro del potere temporale pontificio, per poi produrre un grande progetto. Il primo verrà scartato perché è troppo crudo, troppo violento, troppo col dito puntato contro il Vaticano, e quindi chiaramente ne farà un secondo progetto, che è quello che con grande ostacolo e con il trasporto anche con l'aiuto di Niccolò Violi, fu con grandi sommosse, manifestazioni anticlericali, verrà collocato al centro di piazza Campo dei Fiori con una tantissima anche fatica, ma tanta tanta volontà chiaramente di poter sostenere questi grandi principi. Il filosofo incappucciato, con lo sguardo corrucciato, sostiene con il libro chiuso, a volere sostenere i propri principi, muore condannato a rogo, quando naturalmente sappiamo bene che molti altri come Galileo Galilei furono costretti chiaramente alla biura per poter scampare chiaramente la pena di morte all'epoca. E fedele a questi ideali sarà infatti gran maestro della massoneria negli anni in cui Nathan non poteva ricoprire questo incarico in quanto sindaco di Roma, e quindi per parecchio tempo, fino al 1917, e educherà, sarà un grande antifascista, verrà arrestato più volte e quindi chiaramente nel 26 verrà recluso e incarcerato, per poi essere liberato, e quindi morì poco tempo dopo, appunto nel 29. Crebbe anche i suoi figli allo gli stessi principi, e se fate caso nella tomba c'è scritto Giordano Bruno, il proprio figlio lo chiamerà Giordano Bruno, come la statua chiaramente che aveva egli stesso di grande realismo realizzato, il quale tra l'altro antifascista, combatte sul fronte militare di resistenza fino agli ultimi giorni e muore quando ormai stavano quasi per entrare gli alleati e stava per essere liberata Roma, il 26 aprile del 44 a Forte Bravetta viene fucilato, quindi muore anche lui, diciamo, quindi fedele fino all'ultimo a quegli ideali chiaramente di libertà. Allora adesso andiamo in questa direzione, la Roma di questi anni di cui abbiamo parlato, in cui spicca il volo proprio nei primi anni Resle France, volendo documentare in una maniera veramente molto precisa, millimetrica, con l'ausilio della macchina fotografica. Sono anni questi in cui quasi nessuno utilizza la macchina fotografica, sono pochissimi gli artisti a utilizzarla: Federico Faruffini, Paolo Michetti, grande artista di Sulmona abruzzese, grande amico poi di grandi artisti di questo momento. Pochi sono gli artisti a utilizzare questo dato documentario importantissimo. Ettore Resle France lo usa quando appunto la macchina fotografica per lui è uno strumento, vuole lavorare infatti su un'unica matrice, crea un'unica copia, un'unica matrice. Le fotografie sono tutte di formato, quasi tutte, diciamo 12-17, incollate su album, e servivano per fermare l'attimo, la trans de vie, quella che chiamavano nel realismo di stampo ottocentesco francese, uno speccato di vita reale,
una vita che tra l'altro non era quella della grande borghesia, delle grandi trasformazioni, dei salotti borghesi di questi anni, della crescita burocratica che avrebbe portato una nuova amministrazione, uno stampo anche nuovi, chiaramente speculatori edilizi di questi anni, ma è la Roma del popolo minuto, della povera gente, delle lavandaie, di coloro che vanno a vivere e traspirano anche ancora questo forte geloso attaccamento alla propria città, ai vicoli, a tutto ciò che di lì a poco sparirà e che infatti veniva esposto per la prima volta nel grande palazzo delle esposizioni, fra poco li vedremo appunto l'uno accanto all'altro, anche la tomba di Pio Piacentini, nel 1883 con Roma pittoresca, Memorie di un'era che passa, la prima serie dei 40 acquerelli di Ettore Le France. Quindi la Roma in cui lavora Ettore è questa, e piano piano si trasforma la Roma in cui piano piano invece lavorerà Ernesto Nathan. È il 1870, Ernesto Nathan è chiamato da Mazzini, Roma invasa da acqua e fango, è tutto completamente devastata, c'era stata l'alluvione terribile che aveva indotto tra l'altro Vittorio Emanuele II, appena nominato re d'Italia, a fare dietro fronte, a tornare a Torino per lasciare poi in qualche modo alla regina Margherita molto tempo più in là a ricoprire questo ruolo, diciamo, di preparare il palazzo del Quirinale. È una Roma invasa d'acqua e fango, ci sono tantissimi senza tetto, tantissimi operai che tra l'altro venivano anche dall'esterno e che piano piano prepareranno questi anni dal 1870 in poi a quello che era stato il piano regolatore che veniva per l'appunto denunciato da Ressler Franz in questa anche silenziosa bellissima testimonianza di una città che stava sparendo ma che era quella che tutti amavano e che volevano chiaramente salvare e difendere. In questi anni continuavano tutto il percorso delle demolizioni, quindi gli argini del Tevere, le grandi costruzioni, ma soprattutto quello che si andava a vedere è che mancava di tutto. Gli operai dormivano sotto i ponti, le costruzioni avvenivano con malaffare, comincia dal 1889 in poi la grande speculazione edilizia, nascono i nuovi quartieri e testaccio con infiniti ballatoi chiusi, senza luce, senza niente, con il 51% di mortalità infantile, un analfabetismo molto diffuso, la malaria che andava ad incombere su tutto il territorio e con la nascita chiaramente anche un concetto proprio di periferia. Per 37 anni di seguito c'erano stati solo sindaci dell'altissima aristocrazia romana e quindi chiaramente quando arriva Ernesto Nathan va a sconvolgere, diciamo, un po' anche particolarmente tutto il terreno dell'amministrazione capitolina. Comincia con i giornali, acquisisce cittadinanza italiana come era nato a Londra naturalmente dal padre Moses Nathan, era il quinto di 12 figli con la madre Sarina Levi che era una donna intellettuale, emancipata, grande madre, grande nonna, grande donna di spicco, educa agli educandati femminili per l'istruzione all'epoca e quindi incomincia a produrre tantissimo, una trasformazione in atto senza eguali in questi determinati anni. Ernesto Nathan nasce col mito mazziniano, lo vede a casa fin da bambino e infatti si occuperà di pubblicare postumi tutti i suoi scritti, cosa che farà infatti naturalmente dopo la morte di Mazzini, quindi dopo il 1878, quando arriva la città invasa d'acqua e fango, ponti, strade, tutto da rifare da zero. Ernesto riesce a sconvolgere completamente il panorama, vince stranamente e straordinariamente nel 1907 il blocco popolare di Nathan e con tantissimi voti riesce addirittura a sconvolgere tutto il panorama europeo. Roma in questi anni diventa il modello europeo, non soltanto italiano locale, proprio di vivibilità, di città a misura d'uomo. Viene firmato, mandando via tutti i raccomandati, chiama Saint-Just, viene firmato il più grande piano regolatore in questo momento e comunque che in Italia sia riconosciuto, del 1909, il piano Saint-Just, con cui chiaramente si attua tutta una trasformazione senza eguali. Si riesce a riempire questo grande vuoto, anche tutta questa grande crescita demografica, trasferimento massiccio, tantissimi emigrati che erano chiamati come forza lavoro in questi determinati anni e che erano mortificati ad una mortificazione degli lavori e non avere neanche un tetto e una casa. Riesce a far firmare l'altimetria, un programma che era fondato fondamentalmente anche nella Roma di Nathan, nella partecipazione cittadina di tutti i cittadini. Nascono proprio i referendum popolari, si chiede ai cittadini cosa vogliono, cosa manca loro. L'istruzione pubblica costruisce le scuole, si punta soprattutto dagli asili alle scuole elementari, lavora con tutti gli artisti, Duilio Cambellotti, Umberto Bottazzi, tutti gli artisti che in questo momento sono della rinascita dell'arte, della creazione, dell'artigianato.
artigianato. Piano piano muove le prime strade Liberty, che nasceva dall'eclettismo di prima maniera, dalla forma chiaramente del neomedievalismo a Roma, e poi punta tantissimo ovviamente sulla salute, sull'igiene pubblica. Shelley è il grande medico che sposa Anna appunto Franzel, con cui comincia questo grande cammino di partecipazione e di liberazione dell'agro, con la struttura e la formazione di un farmaco proprio che potesse debellare la zanzara e quindi curare la malaria. Quindi viene fatta questa campagna dell'agro romano, con in contemporanea l'abbattimento della mortalità infantile, anche del problema chiaramente tantissimo e anche molto vasto dell'analfabetizzazione, cosa le due, i due elementi di spicco della cultura mazziniana, se ci pensiamo a cui era cresciuto lui, con gli ideali appunto di libertà, di eguaglianza, di creare proprio il libero pensiero delle nuove generazioni per far crescere la consapevolezza nel popolo di un riscatto importante culturale e intellettuale. Con questo grande piano regolatore ovviamente viene trasformata la città e viene attuato il processo di pubblicità, quindi diciamo di municipalizzazione di tutti i servizi. Nasce con Giovanni Montemartini la prima industria, la centrale elettrica Montemartini, che noi tutti appunto conosciamo, e quindi nasce l'ACEA e nasce anche l'ATAC per il trasporto pubblico. Quindi nel 1911, quindi nominato sindaco, riesce a trasformare veramente tutta la città e nasce un concetto non di periferia, bensì invece di costruzione attraverso l'ICP, la nascita dell'Istituto delle Case Popolari, grazie all'aiuto appunto di Luzzatti, che sarebbe stato poi anche il suo grande amico, la costruzione di tre tipi: il fabbricato, quindi le semplici casine popolari, che oggi sono diventate diciamo una cosa bellissima riguardo alla rivoluzione architettonica e un panorama anche urbanistico. Nasceva già nel 1903 il quartiere di San Sabba, il Piccolo Aventino, il cosiddetto Piccolo Aventino, e poi tutti i nuovi quartieri, da Trionfale, San Lorenzo, Monteverde Vecchio, Trionfale la nascita poi più tardi di Prati, tutti i grandi luoghi, la Carbatella, dove chiaramente i grandi anche lavoratori, imprenditori o comunque operai o tutti coloro che dovevano andare a lavorare attraverso il trasporto pubblico avevano garantito il loro trasporto, la luce e la vivibilità a misura d'uomo. Quindi diciamo i fabbricati che erano garantito anche il verde, e quindi così anche il terzo tipo di fabbricato era la città giardino, e quindi la presenza del verde era molto importante. Se ci pensiamo, nasce tutto dalla cultura anglosassone, no? Le city garden, John Ruskin, ritorniamo al concetto di cui sopra, Ruskin e Morris, e soprattutto la cultura del socialismo utopistico di Robert Owen, con cui era nata l'idealismo di avere il popolo che veramente vivesse a misura d'uomo. Allora, mi permetto di salire qui perché volevo leggervi la bellissima testimonianza che ha realizzato. Queste sono tutte le tombe, vedete come anche massoni spesso facevano, a forma di piramide, a struttura di piramide. Questa è di Sarina Levi e i suoi, quindi sono tutti i familiari di Sarina Levi, la madre di Ernesto Nathan, grandissima donna, non solo madre di 12 figli, ma anche colei che protesse Giuseppe Mazzini nel suo trasferimento come esule a Londra, colei che si ispirò a proteggere, a diffondere la cultura, quindi diciamo anche di molta partecipazione femminile in quegli anni. Ernesto fu sindaco dal 1907 al 1913 e scrive come grande e doveroso tributo: muoio come ho vissuto, nella fede di Giuseppe Mazzini, serenamente soddisfatto, sia attraverso la vita sino agli ultimi giorni ho potuto darne testimonianza. Quindi il credo politico mazziniano che non abbandona mai chiaramente tutto il percorso, tutto il credo di Ernesto Nathan, che avrebbe creato chiaramente tutta una grande trasformazione anche naturalmente del ghetto, tant'è vero che proprio instradato dall'aiuto di Ernesto Nathan, Resler Franz andrà come primo proprio blocco compatto, integro rispetto ai suoi rioni della memoria che passa di una Roma pittoresca, a immortalare tutto ciò che erano le tradizioni proprio tipiche del ghetto, quindi i venditori ambulanti, Sant'Angelo in Pescheria, l'antica via Rua, la via Fiumara, tutte quelle vie degli Azimelli, cioè tutte quelle vie che poi sparivano col piccone demolitore. Allora, qui siamo al piazzale circolare, questo si chiama piazzale circolare, un po' il quartiere Parioli del Verano, mi piace chiamarlo così. Andiamo qui a destra,
Al centro è il serbatoio dell'acqua marcia che Herzog, quindi il grande artista, diciamo così, l'architetto del mattatoio che si preoccupa del prolungamento del progetto del Verano dopo la morte di Virginio Vespignani, colloca lì al centro come cisterna, chiaramente poi come serbatoio dell'acqua marcia. E l'acqua marcia, che era appunto l'ultimo degli antichi acquedotti romani, quindi il quarto, verrà proprio restaurato con una mostra dell'acqua. Sapete che degli antichi 11 acquedotti romani poi chiaramente ne sono stati con le mostre dell'acqua restaurati dai pontefici nei diversi tempi. L'ultimo a essere restaurato fu proprio questo da Papa Pio IX. E sboccava, quindi terminava le sue condutture dove era l'antica esedra delle terme di Diocleziano, che infatti diventa il luogo in cui tra l'altro Koch, un altro personaggio che adesso inquadriamo in quest'anni, che è sempre della Roma del tempo di Ettore Ressler Franz, Gaetano Koch, riesce a ultimare come grande architetto di questa Roma, di questa grande febbre edilizia che produce, trasforma, cambia creazioni su creazioni, nuovi palazzi, nuovi edifici, nuove strutturazioni urbanistiche. Di questi anni, infatti, dopo i grandi sventramenti, tutto quello che poi viene trasformato nel Colle Esquilino, egli avrà il progetto della trasformazione di Piazza Vittorio, quindi con la creazione in stile monumentale, siamo negli anni dell'eclettismo, dal realismo all'eclettismo, quindi questa corrente architettonica chiamata per l'appunto eclettismo, cioè la creazione e la rivendicazione da parte degli artisti di avere più stili del passato e non rifarsi sempre pedissequamente all'artista, alla corrente accademica classica, diciamo tradizionale, e quindi lo stile neocinquecentesco era quello scelto, quindi il monumentale, potremmo dire neocinquecentesco, con lesene, colonne, grandi archi monumentali, l'uso della serliana, sia i portici di Piazza Vittorio, grande progetto di Gaetano Koch, sia quelli proprio della Fontana dell'Esedra, Piazza Esedra, quella che oggi attualmente diciamo è Piazza della Repubblica. Era il luogo in cui si concludeva una bella trasformazione edilizia e dove Koch si poteva appunto sbizzarrire con questo portale grande, marmoreo, tutto ad arcate e a colonne gigantesche, per coronare e quindi in qualche modo creare una sorta di contorno a quella maglia stradale urbanistica che andava, diciamo, a concludere quello che il Demerod poco prima aveva aperto, cioè con la via nazionale che poi portava direttamente verso il centro e quindi verso quelli che erano appunto naturalmente i fori. Gaetano Koch, per la propria cappella invece qui al Verano, e si rifà, diciamo, all'eclettismo, proprio lui che l'aveva in qualche modo anche un po' combattuto dicendo no, lo stile monumentale è quello classico, invece qui è un piuttosto eclettico. E questa, la cappella Koch, ha apparato bicromo, quindi travertino e laterizi, questo protiro con le colonnine leggermente aggettante, la lunetta con il cancello in ferro battuto, il tiburio un po' alto con questa architettura cieca, tutta questa grande trasformazione. Koch fu colui che infatti verrà chiamato, era chiamato addirittura il padrone di Roma, tanti erano i progetti, diciamo, che veniva ad assumere, che riusciva ad avere, e in questo momento soprattutto viene chiamato come nuovo architetto per la banca, il palazzo, l'edificio della Banca d'Italia in via Nazionale, così come anche il palazzo Piombino, quello che noi vediamo oggi in via Veneto, quindi diciamo i nuovi edifici della nuova Roma, anche futura appunto umbertina. E questa invece grande cappella, riconoscete subito che non si tratta di travertino, bensì invece di botticino, e riconosciamo anche lo stile bello, monumentale, fermo, molto pesante, molto massiccio, con questa transenna del cancello centrale. È Giuseppe Sacconi, l'autore dello sfortunatissimo Vittoriano, ovviamente, che è stato tanto, ovviamente molto molto criticato. Il Vittoriano veniva a sorgere sull'Acropoli di Roma, sul Campidoglio, dove un tempo era il Tempio di Giove Capitolino, dove era il grande palazzo, il grande edificio, il Tabularium, e per costruire il Vittoriano all'indomani della morte di Vittorio Emanuele II, 293 progetti per poter creare un monumento che si ispirasse ai principi risorgimentali, soprattutto con una delle scalee e al centro, in un'altezza veramente esagerata, perché se calcolate siamo a 17 metri dal piano di calpestio come profondità del Vittoriano e 71 metri d'altezza, quindi diciamo non è poco. Veniva sventrato letteralmente tutto l'antico quartiere, quindi distrutta la torre di
Paolo III, che diciamo collegava la strada diciamo fra il Campidoglio, veniva demolito il convento della Araceli e questo ponte tra l'altro di collegamento al Palazzo Venezia e quindi diciamo al Palazzetto Venezia, palazzetto diciamo che Paolo Barbo, pontefice dal 1464, aveva fatto costruire, quindi chiaramente veniva demolita una grande fetta di città per poi aprire proprio di lì a poco nella Roma mussoliniana più tardi la via dell'impero, poi chiamata via dei fori imperiali dal 1931 in poi. Ecco, Sacconi, architetto marchigiano sicuramente molto diligente, vinse dopo 293 progetti e ben 3 concorsi e l'unico anche tra l'altro elemento di che stonava e che andava chiaramente a interrompere quello che era il decoro tipico della cultura locale era l'utilizzo del botticino. Questo è il botticino avanzato dal vittoriano, perché il ministro Zanardelli faceva importare tantissimo da Brescia il marmo locale per costruire questo grande mole il vittoriano e quindi no, è la pietra, il marmo è una pietra. Questo è firmato da Giovan Battista Giovenale, che è tra l'altro un architetto purista, seguace di tutt'altro tipo di stile, tutt'altro tipo di decorazione, però su committenza del suo amico realizza proprio questo nello stile che Sacconi stesso voleva. Fu l'autore anche del Palazzo delle Assicurazioni Generali, del demolito Palazzo d'Orlonia, che non doveva ostruire la visuale da Piazza del Popolo in poi, così come al Pantheon delle tombe dei reali, quindi diciamo Vittorio Emanuele II, Regina Margherita e Umberto I di Savoia. Andiamo verso quella che viene chiamata rampa Caracciolo, che ci consente di avvicinarci alla cappella tra l'altro di Resler Franz, quindi ci ricongiungiamo e tra l'altro di passaggio vediamo anche Trilussa, che è stato sicuramente un po' il cantore dell'epoca come romanità, nella romanità, nel modo anche di denunciare con i suoi scritti, con la sua cultura, di partecipare, di essere attivo, partecipa alla Roma più tardi chiaramente del mai in pieno Novecento, ma anche di grande trasformazione dei primi anni dei caffè Chantan e dei caffè Concerto. Vi dicevo, ci avviamo verso la cappella di Resler Franz. Ettore Resler Franz utilizza la macchina fotografica. La macchina fotografica è un supporto fondamentale, consente di fermare l'attimo, consente di realizzare quello spaccato sociale, anche se dovete sapere che all'epoca tutti i grandi artisti quasi inveivano violentemente con coloro che utilizzavano, lo prendevano come un tradimento da parte dell'artista utilizzare il dato fotografico, la macchina fotografica, perché era il tradimento dell'opera pittorica. Fino a quel momento la restituzione della realtà era data solo ed esclusivamente attraverso la ritrattistica, attraverso la pittura, attraverso l'arte, attraverso la scultura. E invece questo strumento meccanico praticamente stravolgeva completamente tutta la cultura del tempo. Resler Franz lo utilizza fra i pionieri in maniera molto efficace, molto importante, perché gli consente di fermare l'attimo, che poi attraverso l'uso dell'acquerello, quindi attraverso l'uso della tecnica pittorica, gli avrebbe consentito di poter narrare, di fermare, di testimoniare, di documentare, di tramandare ai posteri in maniera più fedele, più efficace possibile quella Roma che stava sparendo, che non ci sarebbe più stato. Cioè, io volevo sottolineare il valore documentario importantissimo, di grande testimonianza. A Ettore Resler Franz non interessavano le pose, fermava l'attimo, anzi in un momento spesso di combinazione gratuita, particolare o pazzesca, che si veniva a creare, non so, in una scena del ghetto, l'anziana signora che sta lavando i panni, i panni stesi con il cappio alla romana, senza le mollette come si faceva una volta, e contemporaneamente i bambini che giocano, si tirano i limoni, si scombinano, le donne contadine dell'epoca che venivano a Roma con il copricapo a tovaglia, piuttosto che le eminenti che erano coloro che insomma in qualche modo avevano raggiunto una sorta di loro armonia o di riscatto sociale. C'è una Roma del popolo minuto, dei bambini che si tuffano, fanno il bagno al Tevere, nonostante i divieti ancora dell'epoca che ne impedivano, perché ovviamente ormai non era più possibile, venivano soprattutto eretti grandi, giganteschi muraglioni che nel piano regolatore di Viani del 1883 avrebbero completamente trasformato la città, separato il Tevere dalla città.
Il Tevere era vissuto, a noi oggi sembra impossibile questa cosa, ma era vissuto, le facevano il tuffo, le donne andavano a lavare i panni, non è un caso che i quartieri popolari sorgevano vicino al Tevere, l'acqua è fondamento di vita e quindi chiaramente ne nascevano tutti i grandi mestieri, barcaioli, tappezzieri, legnaioli, muratori, braccianti, spilorci che erano gli addetti a tirare le cime dalle nasse, praticamente anche alle vitte, all'arrivo al porto. Roma aveva i due grandi porti, il porto di Ripetta Piccolo per i piccoli commerci, l'oro della Sabina e il vino, e poi aveva il porto di Ripa Grande per i grandi traffici commerciali con il Mediterraneo. Tutto questo viene immortalato da Resler Franz, rione per rione, negli antichi 14 rioni romani, per immortalarne veramente a grande testimonianza documentaria di una città che non c'è più e che quindi ci viene documentata con l'uso chiaramente di uno strumento oggettivo che è la fotografia, ma in una trasposizione in chiave artistica, pittorica, che è quella dei suoi acquerelli. Siamo davanti alla tomba di Trilussa, eccoci qua. Questo è un bellissimo sarcofago strigilato che è stato donato dall'antiquarium comunale e che quindi viene conferito proprio perché la rampa Caracciolo veniva ultimata nel 1950. Nel 1950 moriva questo artista, a cui forse il comune era anche molto debitore perché era stato un po' maltrattato, diciamo, all'epoca nella società del tempo. Trilussa era povero in canna, viveva con l'editore con l'assegno che l'editore Mondadori gli conferiva per avergli ceduto i diritti d'autore, e per risparmiare dalla via del Babuino, dove fingendosi un grande signore, un galantuomo, caffè, concerti, champagne e qualsiasi altra cosa, viveva con la madre, si trasferisce all'età di 44 anni in questo palazzetto, diciamo così, tra via Maria Adelaide e via Maria Cristina, che era la palazzina Corrodi, di questi artisti che erano pittori, e lì incomincia a separare la zona notte dalla zona giorno, quindi ne ricava, diciamo, due grandi stanze. Nella zona comunque incomincia a diventare un museo, perché un grande collezionismo più disperato proprio da Wunderkammer, da Camera del Tesoro, tra oggetti, animali impagliati, sculture, poesie, libri, romanistica, tradizione, cultura popolare locale, addirittura era annoverato in tutte le guide i libri di Roma, di passare per i turisti che lui avrebbe dedicato, regalato una poesia o qualcos'altro per tutti coloro che volessero lì andare. La situazione, diciamo, purtroppo degenerò perché più tardi, stando male, aveva espresso l'idea di lasciare tutto all'Accademia di San Luca per farne un centro di studi, di documentazione e di storia della tradizione popolari. L'Accademia di San Luca non prese in carico questa domanda e nel frattempo lui intanto si ammalava, e soprattutto Luigi Einaudi, secondo Presidente della Repubblica, gli faceva avere un vitalizio di 65.000 lire per poterlo aiutare, perché in realtà sapeva che in gravi difficoltà economiche, ma ormai si apprestava alla morte. Egli esclamò alla sua fedelissima domestica di nome Rosa Tomei, ma hanno nominato senatore a morte, perché chiaramente in quegli anni ormai sentiva benissimo che era vicina la suora. In effetti toccherà proprio a lei recuperare tutto e far apporre il famoso vincolo, ancora non c'era il Ministero dei Beni Culturali, era il Ministero della Pubblica Istruzione, la legge ancora Bottai, diciamo la 1089 del 1939, furono apposti i vincoli e verrà salvato tutto per trasferirsi, come gli acquerelli di Ettore Resler Franz sono accomunati anche in questo, all'epoca museo di Palazzo Braschi, il museo di Roma, e poi trasferiti dal 1972 nel museo del folklore dei poeti romaneschi, oggi museo in Trastevere. Quindi Trilussa quindi muore nel 50 e qui viene ricordato con questa bella poesia che è un po' epicurea, insomma, che ricorda tanto il suo grande spirito. C'è un'ape che se posa su un bottone di rosa, lo succhia e se ne va, tutto sommato la felicità è una piccola cosa. Allora andiamo di qua e andiamo finalmente nella cappella del nostro Resler Franz, Ettore Resler Franz. Questi anni particolarissimi della febbrile attività di costruzione prevedono, come abbiamo visto, la costruzione della Vittoriano, quindi da parte di Giuseppe Sacconi, e l'altro grande mostro, chiamiamolo così tra virgolette perché così era percepito nella cultura locale dell'epoca, il Palazzo di Giustizia di Guglielmo Calderini.
che è chiamato appunto Palazzaccio, accio, naturalmente, lui è rimasto anche con una locuzione emblematica, che andava a sventrare una buona parte con la sua mole impositiva, tutta questa di grande massiccio travertino, ovviamente andava un po' a imporsi in tutta quella zona che poi era di nuova nascita, erano gli antichi prati di Castello, dove Reslefanz lasciava questi acquerelli bellissimi, perché erano degli acquerelli che lasciavano vedere addirittura la nostalgia e la bellezza di vedere i prati di Castello con i pastori e le pecore, il gregge, che sembrava di stare in aperta campagna romana, invece si era proprio nel cuore di una rione, di una parte, diciamo così, di un settore centrale, il quartiere Prati, per l'appunto, che nasceva dai prati intorno a Castello, cioè a Castel Sant'Angelo. E proprio lì tutte queste nuove costruzioni, sicuramente la più riuscita o la più voluta fu quella del Palazzo delle Esposizioni. Era il 1883. Roma chiamava a gran voce, reclamava la costruzione di un palazzo che si occupasse di mostra permanente di arte contemporanea. Le grandi città europee l'avevano, la capitale di Roma, la capitale d'Italia no, e quindi chiaramente si reclamava Bendondo un luogo che potesse esporre soltanto arte contemporanea o mostre temporanee di arte, di artisti, diciamo così, viventi. E quindi vengono stanziati 50.000 lire, all'epoca il sindaco era Leopoldo Torlonia, e Pio Piacentini, ecco le quali due cappelle, Ettore Reslefanz e Pio Piacentini, sono vicini di casa, inaugurava il Palazzo delle Esposizioni, questo nuovo primo grande edificio della Roma capitale dedicato soltanto alle mostre temporanee, per ospitare i primi 40 acquerelli di Ettore Reslefanz, che furono acquistati per 18.000 lire da Leopoldo Torlonia. La serie completa è di 120, quindi poi gli altri 35, quindi poi gli altri appunto 40 e 40 acquarelli verranno poi acquistati nel 1908 da Ernesto Nathan, per poi essere esposti per la prima volta al pubblico nella mostra per il cinquantenario di Roma Capitale del 1911 a Castel Sant'Angelo. E qui c'è la tomba di Ettore Reslefanz, pittore acquarellista, figlio di Luigi e Teresa Biondi. Come vedete, è nato nel 1845, muore all'età poi di 62 anni, appunto. Qui vi sono chiaramente tutti i grandi familiari, alla cui bella appunto famiglia appartengono i due pronipoti che qui sono presenti oggi con noi appunto in visita. Reslefanz, quindi, come vi dicevo, con questa famosa, grande, bellissima serie di Roma sparita, memorie di un'era che passa, completava un iter fondamentale, quello di documentare quei rioni che col piccone demolitore stavano appunto distruggendo, comunque trasformando la città. Tutte queste trasformazioni edilizie procuravano in tutti la volontà di volere documentare, testimoniare, e la sua è sicuramente la documentazione più preziosa, laddove appunto si ferma in tutta una grandissima documentazione. Forse il quartiere più in qualche modo raccontato è quello del ghetto, che aveva conosciuto anche grazie a Nathan e a tutte le sue anche grandi rivoluzioni in ambito proprio sociale, con la partecipazione attiva. Il miglior modo di deghettizzare, diciamo, gli ebrei era proprio quello di farli partecipare attivamente all'amministrazione capitolina, che era quello che aveva potuto fare. E quindi la via Fumara, la via delle Azimelle per la vendita del pane azimo, Sant'Angelo in pescheria, che era la diaconia trasformata nella più grande pescheria di Roma, dove si procurava questo cottio, cioè la distribuzione del pesce la mattina, e che era stato il luogo per eccellenza, comunque voluto malgrado i portoni del ghetto si fossero abbattuti dal 1848, era comunque il luogo voluto, desiderato chiaramente comunque dagli ebrei, dove naturalmente poi sarebbe sorta di lì a poco la nuova sinagoga. Ai tempi di Reslefanz ancora non c'era, e il ghetto era un dedalo di vicoli, di rioni, di vicoletti, tutti pittoreschi e quindi pieni di caratteristiche importanti. Questo momento è molto molto importante. Poi Ettore Reslefanz si trasferisce a Tivoli, compra una casa lì, una villa, e cede poi al suo allievo le sue fotografie, tutto il materiale fotografico. Adolfo Scalpelli lo erediterà, aveva soltanto 19 anni, purtroppo destinato a morire anche lui presto, nel 1917, tra l'altro durante la prima guerra mondiale, quindi a Bainzizza. E quindi chiaramente si apprestava a morire di lì a poco Ettore Reslefanz.
E oggi Francesco ha scritto un breve capitolo per raccontarvi un po' Ettore Rosio, il Franz e anche tutti i personaggi che Cettina oggi ci ha fatto incontrare in questo cimitero. Quindi inizio. I mesi passavano, ma le condizioni di Ettore non miglioravano. Da mesi aveva smesso di dipingere. Così ricorda il professor Paolo Emilio Trastulli in merito alla malattia che ha portato alla morte Ettore Rosio, il Franz, in un articolo del 2007 pubblicato dalla rivista Il Lazio Ieri e Oggi. Virgolettato. L'anno prima, nel 1906, il pittore non aveva partecipato ad alcuna esposizione. Si sa che una malattia lo aveva colpito nei primi mesi dell'anno, probabilmente dovuta a un deficit circolatorio, al cui insorgere non debbono essere state estranee le pesanti angustie dell'ultimo decennio, derivategli dalle speranze più volte rinnovate e puntualmente deluse di un acquisto della seconda e terza serie della sua Roma sparita, 80 acquerelli in totale, da parte dell'amministrazione comunale capitolina, perché diciamolo, l'amministrazione comunale dà dispiaceri, di solito ne dà parecchi, lo possiamo dire. Quindi anche la famiglia Rosio, Franz. Lo scopo principale della sua vita artistica era stato quello di dipingere le tre serie di Roma sparita e le estenuanti trattative duravano da anni procurandogli una forma di depressione. Non aveva né la forza interiore né il desiderio di voler continuare a vivere né la forza necessaria per affrontare il male che lo aveva colpito. Aveva mollato e capiva che era giunta la sua ora. Ettore, ormai sempre più indebolito e debilitato, desiderava solo una cosa: la pace. Il 26 marzo 1907 il domestico Salvatore, entrando in camera la mattina per servirgli a letto la colazione, si accorse che Ettore era riverso su un fianco ormai privo di vita. Nel necrologio pubblicato su Il Messaggero di Roma del 27 marzo è riportato: l'artista esimio, intelligente, e che le opere sue eseguiva con il fino sentire di un'anima eletta, si è spento serenamente ieri mattina 26 marzo, munito dei conforti della nostra santa religione. Per espressa volontà dell'amato estinto non si mandano partecipazioni, si prega non inviare fiori e astenersi dall'intervenire all'accompagno funebre. La messa di Requiem sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Sant'Andrea delle Fratte oggi 27 marzo 1907. Il carro funebre arrivò alla chiesa di Sant'Andrea delle Fratte mentre la campana suonava rintocchi lenti. Alle 10 in punto la bara entrava in chiesa stracolma di amici e conoscenti, mentre l'organo suonava la marcia funebre di Liszt, che in vita fu suo amico e con cui condivise lunghe chiacchierate mentre dipingeva Villa d'Este. Tutti quelli che avevano conosciuto Ettore in vita gli avevano voluto bene perché fu sempre generoso, leale e sincero. Numerosi amici avevano voluto rendergli omaggio e dargli l'estremo saluto in chiesa. Tra i presenti, oltre ai familiari e ai domestici, era arrivato da Tivoli la sera prima il suo unico allievo, Adolfo Scalpelli, con la madre, disperata per il dolore e al tempo stesso grata per tutto quello che Ettore aveva fatto per suo figlio. Tantissimi grandi artisti vollero rendergli l'ultimo saluto, da Duilio Cambellotti a Giacomo Balla, che tra l'altro ha fatto anche uno splendido ritratto di Ettore. Erano presenti gran parte degli iscritti delle associazioni di acquerellisti, capitanati da Enrico Coleman e Onorato Carlandi. Sui banchi di destra, a metà fila, era seduto l'ex sindaco, il principe Leopoldo Torlonia, che aveva acquistato per il comune di Roma la prima serie di 40 acquerelli di Roma sparita. Vicino a lui c'era Federico Hermann de Reinkenfeld, famoso storico dell'arte e museologo. Nelle prime file, profondamente tristi e addolorati, sedevano vicino Ernesto Nathan e Ettore Ferrari, che consideravano Franz non un amico, ma un fratello,
con cui avevano trascorso tanti momenti felici della loro vita. Ferrari, prima della messa, aveva raccontato a Ernesto le difficoltà incontrate da Franz in merito alla vendita della seconda e terza serie degli acquerelli di Roma Sparita. Ernesto tranquillizzò l'amico. Alle elezioni di novembre di quell'anno si sarebbe candidato alla carica di sindaco di Roma e se fosse risultato eletto avrebbe sistemato tutta la questione, dando a Franz quel giusto riconoscimento nella storia dell'arte della città di Roma che gli spettava. Il nipote adorato Luigi, in licenza quei giorni, volle rendere testimonianza allo zio scomparso e dopo l'omelia lesse un breve messaggio che concluse con queste parole. Caro zio Ettore, il più bel ricordo che mi hai lasciato è stata la lettera da Londra, in cui mi hai scritto la poesia Se di Kipling, che si concludeva «Se saprai riempire ogni inesorabile minuto, dando valore a ognuno dei 60 secondi, tua sarà la terra e tutto ciò che è in essa. E quel che più conta sarai un uomo, figlio mio. Caro Luigi, ricordati sempre di me che ti ho voluto tanto bene, tuo zio Ettore. Zio, tu rimarrai sempre nel mio cuore per il tuo affetto e per i tuoi insegnamenti. Anche i miei discendenti avranno il dovere e l'obbligo morale di ricordarti e di onorarti per tutte le generazioni future per quello che hai rappresentato per la nostra famiglia. Ciò detto, Luigi, nonostante fosse un militare, pianse lacrime di intenso dolore. Federico Hermann de Reichenfeld prese la parola ed elogiò il ricordo di Ettore per tutto il suo lavoro svolto, sottolineando la grande nobiltà d'animo e la grande sensibilità che lo contraddistinsero per tutta la vita, e chiuse il suo intervento ripetendo quanto già scrisse su di lui anni prima. Ettore Rosel Franz odiava i bei gesti e le chiacchiere. È stato laborioso, leale e buono. Non viveva che per la sua arte e amava circondarsi di cose semplici. Alla fine della messa funebre, quando la bara venne benedetta, fu intonato il Requiem di Mozart, brano scelto dal suo più caro amico Ettore Ferrari. Con il sottofondo di questa musica, la bara uscì dalla chiesa. Sul piazzale antistante tutti i convenuti erano profondamente commossi e si levò dalla folla un lungo applauso. Anche la gente comune che lo aveva conosciuto, che Ettore aveva ritratto in quadri e fotografie, era accorsa numerosa per rendergli omaggio da tutti i quartieri di Roma. Tutti salirono sulle carrozze e il corteo, formatosi dietro il carro funebre con le carrozze dei familiari, tra cui l'adorato nipote Luigi e degli amici, si diresse verso Piazza del Popolo e, superata la porta verso il cimitero monumentale del Verano, arrivò qui. Qui Ettore Rosel Franz riposa nella cappella di famiglia sotto la rupe Caracciolo, arco 21, che suo fratello Alessandro e suo cugino Enrico avevano edificato dopo la morte di Carolina, moglie di Alessandro e sorella di Enrico. Salutiamo tutti Ettore Rosel Franz e grazie per la vostra pazienza.